un po' di pazienza, nel senso che comunque ci vuole tanto lavoro e sforzo, dal punto di vista tecnico e visivo ci sta un lavoro incredibile, dal punto di vista anche semplicemente per registrare una voce, voglio dire, per far venire un attore all'anno, se non sta lì, è un'operazione internazionale incredibile, perché bisogna coincidere dei tempi che non sono quelli di Roma, dove bene o male circuitano, a Napoli è un po' fuori dal sistema cinema, diciamo così. Però da questo punto di vista siamo diciamo, in buona crocevia, dove si possono incontrare tante realtà. Quindi lavorando moltissimo, la nostra produzione ci mette in condizione sempre e comunque di poter lavorare serenamente, prendendo su tutti i problemi, tutte le rugne, diciamo che gli artisti diciamo, non vengono manco a volte sussurrati. E quindi niente, abbiamo registrato le voci con gli attori che sono stati tutti quanti generosissimi a prestarci diciamo, la loro opera, perché in animazione vorrei che questa cosa fosse chiara a tutti quelli che hanno visto il nostro film o a quelli che lo verranno, noi non abbiamo dei doppiatori, nel senso che nell'animazione la voce viene fatta prima di ogni altra cosa, perché bisogna avere un riferimento sonoro per poter animare. Quindi Massimiliano Gallo, Maria Cazzone, Rado Carpentieri, Alessandro Gassman, Mariano Rigido, ma anche Grande Aniello, Gino Castiglio, ci sono un sacco di attori per questo film, tra cui tra l'altro compariamo anche noi, nel senso che abbiamo doppiato anche dei personaggi. Spesso anche nel cinema di sei anni della Forza, eccetera, compagni i registi e produttori fanno delle delle voci salate. Perché nel nostro caso diciamo, c'erano delle piccole frasi che non valeva proprio la pena di contattare un attore per fargli dire semplicemente io voglio bene assare. Infatti Merlo e Dario Sansone, diciamo Dario D'Alessandro Racco fa il bulgaro, io faccio il poliziotto, che era proprio una frase, massimo due a testa, non era offensivo nei confronti di un attore, professionista chiamato il 25 questa frase. Avrei mandato delle perfette, un sacco di gente a disposizione, esatto. Animatori e anche coloretto delle voci. Quindi avete lavorato su un'idea e poi man mano. L'idea, abbiamo smaltito quest'idea, diciamo, facendola diventare un soggetto successivamente una sceneggiatura, abbiamo doppiato le voci, contemporaneamente abbiamo disegnato i personaggi modellati in 3D, abbiamo disegnato i set modellati set in 3D, animazione direttamente, layout senza storyboard, abbiamo saltato questa fase perché per la nostra tecnica. Storyboard sarebbe scena per scena, inquadratura per inquadratura, una sorta di comics, cioè insomma di fumetto. Per... Io diciamo, non entro nel dettaglio perché immagino che dovrà vedere la cosa delle persone intercoperenti. Sì, anche volentieri, però senza entrare proprio nel dettaglio, magari è bello raccontare anche come si lavora, perché è davvero un esempio unico in Italia, questo che state facendo da qualche anno ad altre città, e poi ci dovete fare. Diciamo che nello specifico, normalmente l'animazione, essendo un lavoro molto lungo, cioè comunque ci vogliono almeno 3 anni per fare un film, anche con i budget astronomici ci vogliono il tempo più o meno lo stesso, proprio perché ci sono dei passaggi a compartimento stagno, cioè nel senso se non si finisce la fase precedente non si può iniziare quella successiva e viceversa fino alla fine e al programma finale. Noi invece abbiamo creato una pipeline, viene definito il flusso di lavoro all'interno degli studi, abbiamo creato una pipeline personale con i quali ci siamo potuti diciamo, concedere anche delle libertà produttive. Quindi nel nostro film, diversamente da quando succede nei film dei grandi studios, capitava a volte che tu magari dalla mattina animavi il personaggio, il pomeriggio lo facevi esportare in modo da avere delle immagini singole, e poi la sera magari facevi un elemento di post-produzione e avevi a fine giornata, come se fosse proprio una ripresa, no? A fine giornata del film dal vivo, il regista si controlla i giornalieri. Nel nostro film diciamo, riusciamo a un certo punto della produzione a iniziare uno shot la mattina e a concluderlo nel pomeriggio. Quindi da questo punto di vista è una pipeline completamente atipica che poi invece in realtà in animazione si fa